Un modo originale per festeggiare il 128esimo anniversario della nascita di Charlie Chaplin e al tempo stesso battere un record. 662 persone si sono presentate vestite da Charlot, con il classico abito scuro, con bombette e bastone, presso il museo Chaplin's World a Courcier-sur-Vevey in Svizzera. La residenza acquistata da Chaplin nel 1953, dove rivive per intero il mondo del suo personaggio. Una delle personalità più decisive del cinema muto, interprete e regista del capolavoro Tempi Moderni e di 70 film. Nella sua lunga carriera Chaplin ha vinto 2 premi Oscar. Una vita privata intensa, con 4 matrimoni, a testimonianza di un personaggio complesso, segnato da un'infanzia difficile. Ed è proprio nella tenuta sul lago di Ginevra, che si estende per 3.000 metri quadri, che Chaplin ha trascorso gli ultimi anni di vita, dopo che gli era stata negata la possibilità di rientrare negli Stati Uniti.